Festa della Favola 2013, Ippodromo del Mediterraneo a Cassibile. Siamo a raccontarvi le fasi culminanti di questa manifestazione che anche quest'anno ha attratto numerosissimi visitatori da tutte le parti della Sicilia per celebrare questo frutto, l'attaccamento a questo frutto prelibato, gustoso, dal nettare veramente delizioso, la fragola. Un grande successo di pubblico, penso che siete soddisfatti. Eccezionale veramente, perché è stato il 25 bellissimo, poi la domenica e oggi il 1° maggio c'è una flotta sempre di gente, comunque stanno aspettando tutto il nostro taglio della torta con i 500 kg e passa di torta, quindi aspettiamo questo evento che è sempre bellissimo, il taglio della torta che è veramente eccezionale, che tra un po' comunque verrà trasportata dal posto dove viene costruita, diciamo montata, e poi la portiamo sul palco e la tagliamo e distribuita alla gente. Questa manifestazione che offre una opportunità per trascorrere un bel ponte del 1° maggio e che richiama appunto tantissima gente da tutte le parti della Sicilia, abbiamo visto. Sì, sì, perché comunque il posto è eccezionale, un posto veramente simpatico da poter passare anche la giornata. Poi ci sono qua i nostri stendisti che si sono adeporati comunque per il mangiare, primi, secondi, poi abbiamo i dolci che sono magnifici e poi comunque anche un'aria bella e positiva di altri oggetti che comunque la gente può passare anche a fare una passeggiata per comprare anche cos'altro che comunque non c'entra con la fragola, però serve per allestire anche comunque un contorno di fragola. Ma se comunque la fragola offre tantissime opportunità, ad esempio siamo qui in uno stand dove si parla di birra alla fragola. Sì, questo qua è stata la nostra invenzione di 9 anni fa, il nostro è Marcello Palmintieri, il nostro presidente, che è stato magnifico in questa scelta del birra della fragola, lui è sempre puntato in questa cosa e ci è riuscito e va veramente bene, diciamo, perché comunque è una birra particolare con questo succo che noi abbiamo cercato di miscelare, abbiamo trovato finalmente la dose giusta e viene ovviamente una birra dolce con poi le fragole dentro particolari. Diciamo una tentazione nella tentazione, visto che la fragola è un po' il frutto della tentazione, a questo punto con la birra, il bis è completo. Sì, certo, questo qua è eccezionale veramente, poi alla fine tu bevi una birra alla fragola e dici, ah, che goduria! Gusto? Fragola, la tradizione, dopo tutto siamo nella festa della fragola, quindi ci sta. Da dove vieni? Io, Floridia. È la prima volta che vieni qui? No. Tutti gli anni puntualmente presente? Puntualmente alla festa della fragola, immancabilmente. Per gustare le prelibatezze di questa terra nostra. Infatti. E fragola è? Fragola. Con pralinature di cioccolato. Di cioccolato, esatto. È il primo che mangi? No, da tradizione. Qualcosa alla fragola dobbiamo sempre mangiare. E cosa ci abbinerai adesso? Qualcosa da bere dopo. Io consiglierei una birra alla fragola. Ci sta, mi ha dato un consiglio. Come si riconosce una buona fragola? Ah, non lo so. Acquistate il non sono un intenditore. Però guardi, il colore dice. Bellissimo. La grossezza? Media. L'ha già... Già mangiato la fragolata. Ha già fatto? Sì. Ah, bene. Come si è trovato? Benissimo. Lei viene da? Vittoria. Da Vittoria, provincia di Ragusa. Sì. È il primo anno che viene qui? Sì, la prima volta. Come si sta trovando? Benissimo. Abbiamo fatto il giro dentro, come si chiama, l'ippodromo. L'ho trovato benissimo, organizzato. Tra le numerose produzioni che possono derivare dalla fragola c'è ovviamente il liquore alla fragola. Ecco, ci descrive un po' questa specialità. Beh, noi facciamo con la fragola due tipi essenziali di liquore. Uno che riprende un po' la tradizione antica della Sicilia, il rosolio di fragola. Rosolio perché il processo del rosolio è la macerazione alcolica con l'aggiunta di acqua, 28% d'alcol. E poi facciamo la crema che è più delicata e al posto di aggiungere l'acqua aggiungiamo il latte al 17% d'alcol. Poi abbiamo le variazioni fantasiose, per esempio abbiamo aggiunto alla fragola la mandorla che è tipica siciliana, oppure per la produzione di serotonina il cioccolato che ci dà anche questo bel sorriso dopo il bicchierino di fragola col cioccolato. Parla molto bene e approfonditamente delle nostre specialità siciliane, ma il suo accento la tradisce. Non è vero, io parlo il canicattinese arcaico al... Veneto emigrato in Sicilia. Veneto emigrato in Sicilia. È una produzione vostra? Sì, sì, noi partiamo dall'agricoltura biologica e trasformiamo in azienda. Quindi percorso brevissimo. L'azienda l'abbiamo a Canicattì, in provincia di Agrigento, tra l'Agrigentino e il Niseno. Da quanti anni siete qui in Sicilia? Beh, io sono da 8 anni, l'azienda però esiste da 4 generazioni, l'azienda agricola.
signora, con che cosa possiamo abbinare questo liquore? Sicuramente con un buon parfait, oppure con delle, vabbè, le fragoline qua sono stupende, sono buonissime, con delle fragole comprate qui meravigliose, o altrimenti con il gelato, sul gelato è divino. Qual è la risposta dei vostri clienti? Qual è, diciamo, il prodotto che viene preferito di più? Sicuramente è qua la fragola, oltretutto visto che noi presentiamo 5 prodotti della fragola, diciamo che la fragola qua fa da padrona assolutamente. Fragole e panna è un binomio davvero azzeccato. Sì, esattamente, è molto gustosa la fragola di Cassibile, è molto buona. Bella veramente, la gente vedo che ha partecipato abbastanza. Adesso cosa state attendendo? Ma la musica, vediamo stasera che programma c'è. C'è anche un grande evento, quasi da Guinness. Sì. Ah, buono, sì, aspettiamo quel dettaglio della donna. Qualche commento? È abbastanza buona, dolce. È una torta. È chiaro, comunque non l'avevo mai assaggiata una torta così. Ma sa che tra poco ce ne sarà una da 500 kg. Davvero? E dove? Proprio qui. Ah, bene. Lei ha anticipato un po' l'evento, perché tra qualche minuto ci sarà il taglio di una torta da primato, di mezza tonnellata di torta alla fragola. Grandissimo. Voi da dove venite? Augusta. Augusta è la prima volta che venite qui? No, già sono venuto da diversi anni. Cosa ci può servire? Cosa vi posso servire? Un po' di gelato alla fragola, qualche coppetto di panna e fragoline. La nostra specialità, i cannoli alla ricotta di Catania. Voi siete di Catania? Sì, certo, 100%. La nostra pasticceria, come potete vedere, qua è sempre fresca, la fragola, la frutta con panna. Le fragole però sono provenienti da? Da Maletto, fragoline di bosco, fragole belle nostrane siciliane. Le fragole in Sicilia prendono bene? Certo. La terra dei frutti buoni. A proposito, infatti noi siamo qua per proporre i nostri frutti, specialmente la fragola che... Le chiedo scusa, però. Vedo anche dei croissant alla fragola. Congelata alla fragola, sempre di nostra produzione, fatti con prodotti artigianali, tutto alla mediazione naturale. Ha avuto modo di, così, di interpretare i gusti del pubblico, cosa scelgono di più e chi sono quelli più amanti della fragola? Ma i più amanti della fragola sono tutti. La fragola piace un po' a tutti e quello che va forte sono questi bicchieri con fragola e panna, che vanno fortissimi. Poi anche se pasticcere non lo mangiano, l'importante è che c'è la fragola con la panna. La tradizione è quella. Certo. Alessio Fronterre è invece uno degli espositori locali, ne abbiamo già intervistati diversi che provengono da altre città della Sicilia, invece proprio da Cassibile c'è questo vostro punto vendita, ovviamente di prodotti alla fragola. Quest'anno abbiamo provato per la prima volta a fare il nostro stand, i nostri prodotti tipici, che c'è mio padre che tratta una pasticceria ragusana e fa il pasticcere da più di 20 anni, e quindi abbiamo portato tutti i prodotti tipici qua alla Sagra per farli vedere, perché ormai è diventata una festa quasi internazionale. Ho parlato appunto di un richiamo a livello siciliano, ma abbiamo avuto modo di vedere che ci sono anche tanti turisti qui presenti all'ippodromo. Non è più un richiamo solo siciliano, ma adesso è diventato anche un richiamo per le persone dell'estero. Il vostro commento è quindi evidentemente positivo, siete soddisfatti? Abbastanza, dopo la giornata di domenica e oggi soprattutto possiamo dire abbastanza. Che meraviglia! Beh, meritano proprio un primissimo piano. Lei viene da? Aciliale. Provincia di Catania. Sì, provincia di Catania. Sono delle fragole veramente deliziose. Sì, sì. Ha avuto modo di gustarle? Ancora no. Penso di sì, all'apparenza sono buone. Come si riconosce secondo lei una buona fragola? Dal colore. Dalla consistenza. La consistenza, quella bellezza, penso. E come le gradisce? Macedonia, liquore, zucchero e fragola. Liquore? Liquore, sì. Quale? Ah, quello semplice, cinzano. Un po', diciamo, leggero alcolico. Sì, sì, leggero alcolico. Sì, sì. Bene, allora, buoni acquisti. La prima volta che viene qui? Sì, la prima volta. Pensa di ritornare? Sì, prossimo anno. Siamo circondati da tante bontà, sia della tradizione come chiaramente fragole con panna, gelato alla fragola, ma anche tante cose nuove, birra alla fragola, salsiccia alla fragola o ancora crispelle, insomma tantissime applicazioni culinarie. Mi pare doveroso in una festa, in una manifestazione del genere, cercare la particolarità, le cose particolari che riguardano tutti gli accoppiamenti possibili e immaginabili con la fragola. E direi che mi pare che vi siete fatti un giretto e ne avete viste di parecchie.
gli stand sono affollatissimi, c'è tanta attesa, lo vediamo qui anche alle nostre spalle, la gente è pronta per assistere a questo che è un evento culminante della festa. Sì, ormai siamo arrivati al culmine, fra 5 minutini arriveranno i famosi 500 kg di torta che è offerta da noi, organizzatore dell'Assofest, e torta che ogni anno riscuote sempre più successo perché c'è sempre più gente in attesa di questa buonissima, direi, torta. Qualche indicazione su questa torta? Chi l'ha preparata? Quanti sono i pasticceri? Va bene, allora sono in tutto sono 8 pasticceri da 4 giorni che lavorano con questa torta. E poi da stamattina sono 8 che dalle 8 del mattino fino adesso ancora sono in effervescenza, sono in modo incredibilmente di cercare di farla più veloce possibile perché problemi di caldo, la panna si scioglie o non si scioglie, quindi insomma siamo lì e il ritardo è purtroppo è dovuto a queste cose. Però questo aumenta ancora l'attesa e anche poi la possibilità di partecipare in tanti. Sicuramente sì, l'attesa è penso che sia anche non dovuta ma ben accolta, perché insomma dalla gente che vediamo qua che sta attendendo vuol dire che ne vale la pena assaggiare. Saranno ben ripagati sicuramente. Allora, tra poco racconteremo con le immagini i colori e noi testimonieremo ovviamente il gusto. Io oserei dire che pare semplice organizzare una manifestazione del genere, ma credetemi, non è tanto semplice. Noi è da dicembre già che ci lavoriamo. E poi questo momento della torta, che è il clou della manifestazione, è un giorno che ci impegna tantissimo, uno dei giorni più impegnativi della manifestazione. Allora, il vostro momento, un team di pasticceri che ha lavorato per diversi giorni. 3 giorni abbiamo lavorato per fare questa manifestazione, per realizzare 600 kg di torta. Sono 5 blocchi? Sì, ci sono 5 blocchi da 120 kg ciascuno. Quindi abbiamo superato i 500 kg previsti? Abbiamo superato i 500 kg. Vediamo un po' di numeri. Allora, 600 kg di torta, quanti pasticceri al lavoro? Sono 5 ragazzi, compreso me sono 6 siamo. Per quante giornate? 3 giorni. Facciamo un'ipotesi, quante uova? Sono alla bellezza di 800 uova sono. Anche un po' di palestra preventiva? Abbastanza, per ora per smaltire ci vuole non una bella palestra, una bella costettina buona ci vuole. E quante fragole? Fragole sono 45 kg di fragole. Queste sono chiaramente la nostra produzione del posto di Cassibile sono. Tutto rigidamente del luogo che avete realizzato qui all'interno dell'ippodromo sono. Tanta gente è venuta ad assistere anche alla preparazione. Esattamente, sì. A chi non è venuto diamo l'appuntamento al prossimo anno. Il prossimo anno, aspettiamo. Sì, e dopo l'evento tanto atteso con il taglio di questa torta da ben 600 kg, la manifestazione volge verso il suo termine con il concerto di questa sera. Una manifestazione che ha avuto inizio dal giorno 24 aprile fino ad oggi 1 maggio, con tutta una serie di eventi, dalle mostre di artigianato a esibizioni di spettacolo o sportive, gare ippiche e rappresentazioni teatrali. Insomma, tanti eventi per richiamare numerosissimi visitatori che abbiamo avuto modo di incontrare nelle loro facce soddisfatte per celebrare e festeggiare questo frutto, la fragola, un frutto di cui si narra nella storia. Era già conosciuto gli antichi romani che appunto lo avevano battezzato come il frutto della tentazione. Se ne parla anche nella leggenda perché sarebbero delle fragole, si erano trasformate in fragole le lacrime versate copiosamente da Venere per la morte di Adone, almeno questo si dice. Quindi adesso non ci rimane che altro che continuare la nostra degustazione. Vi diamo appuntamento al prossimo anno qui a Cassibile per la festa della fragola 2014 e continuate a seguirci su Blu TV, canale 98 del digitale terrestre. Arrivederci. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side.